Bene, Città di Castello ha vinto il secondo derby dell'anno, sempre al tie-break come già accaduto all'andata. Ora si va ai play-off, ma riviviamo le emozioni di una splendida giornata di sport, qual è stata quella di ieri al Palio Evangelisti, con la telecronaca di Marco Cruciani. Grande cornice di pubblico, vedremo anche grandi coreografie oggi e ci sarà anche una grande coppia arbitrale a dirigere questa partita, un ulteriore elemento di interesse in questa gara, la designazione della coppia tutta perugina formata da Francesco Pierzanti e Ilaria Vagni, che fra qualche istante saranno degnamente salutati anche dal pubblico di Fede Perugina e Castellana, che oggi gremisce qui il Palio Evangelisti. 22-24, ancora la battuta nelle mani di Nemanja Petric, il suo servizio, va rete. E beh, è stato bello però vedere la Sir provarci. 26-26, il servizio di Matteo Piano. La ricezione di Andrea Giovi, la palla di Mitic, è un bagger impossibile per Petric. Di Castello con Piano al servizio, la ricezione di Della Lunga, la palla di Mitic per Atanasievic, la difesa a fondo campo di Massari e poi la palla per la chiusura vincente di Gerd Van Valle. La palla dell'1-2, la ricezione Castello, qualche difficoltà su questa azione, la difende Perugia e la chiude Simone Muti, 25-17, 24-17, si gioca ancora per chiudere il set, parte tutto dalla battuta di Corvetta, la ricezione di Giovi, il pallone di Mitic, per l'attacco di Atanasievic, e si chiude qui, 25-13, 15-14, Corvetta, concentrato, alla palla per chiudere, la ricezione di Della Lunga, Mitic, la gioca su Atanasievic, il pallone giocato a filo rete. E alla fine l'ultimo tocco, quello vincente, è quello di Città di Castello, che festeggia come se avesse vinto la Coppa dei Campioni. In realtà ha vinto l'ultima partita del campionato, ma è un derby e ci sta anche questo tipo di situazione qui al Palio Evangelisti. 16-14. E vi ricordo che ai playoff Città di Castello giocherà contro Piacenza, che ha chiuso seconda per la sconfitta all'ultima giornata sul campo di Macerata, che dunque è prima, mentre Perugia giocherà contro Cuneo.